In questo video tenteremo di dare un quadro generale della situazione storico-politica dell'Italia negli anni in cui si colloca la vita di Ariosto, dal 1474 al 1533. In quest'epoca l'Italia, a differenza di quanto accade nel resto d'Europa, rimane prigioniera del particolarismo politico. La penisola è infatti frazionata in decine di entità statali di piccole e medie dimensioni, nessuna delle quali riesce a imporre la propria egemonia territoriale. Si tratta dei cosiddetti stati regionali o territoriali: il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia, la Repubblica poi Signoria di Firenze, lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. A fasi alterne sembra che alcuni di essi possano avere per l'unificazione nazionale un ruolo simile a quello svolto dalla monarchia inglese e da quella francese, ma il processo non ha esito analogo e gli stati territoriali italiani rimangono formazioni piccole e deboli, per di più in continuo conflitto. Tale conflittualità sembra aver termine soltanto con la pace di Lodi nel 1454, che inaugura una politica dell'equilibrio destinata a durare fino alla fine del secolo. Alla fine del 400, tuttavia, guerre e instabilità tornano a caratterizzare la scena italiana. Nel 1492, alla morte di Lorenzo il Magnifico, si rivela il carattere precario e illusorio della pace di Lodi. La tregua viene definitivamente meno nel 1494 con la discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII, chiamato dal signore di Milano Ludovico il Moro in funzione anti-aragonese. Il re di Napoli aveva infatti pretese dinastiche sul Ducato di Milano. La spedizione militare di Carlo VIII non trova resistenza e apre la strada alla conquista straniera della penisola. Già dai primi decenni del Cinquecento gran parte del territorio finisce nelle mani della Spagna di Carlo V d'Asburgo e della Francia di Francesco I. Le due principali potenze continentali continuano a contendersi il territorio italiano durante tutto il lungo periodo delle guerre d'Italia, che si concludono soltanto nel 1559 con la definitiva egemonia spagnola sulla penisola.